Pensavo a Leopardi, Giacomo Leopardi, questo ragazzino che già da adolescente appena aveva una cultura mostruosa ed era solo. E lui per parlare con qualcuno, per avere un dialogo che gli avesse dato un po' di soddisfazione, insomma, che l'avesse fatto sentire un po' meno solo, ecco, lui magari avrebbe avuto bisogno di parlare, non so, di tragedia greca in greco con Aristotele, per avere un po' il suo livello, capito, quei dialoghi. Lui voleva fare magari un bel discorso sulla retorica latina in latino con Cicerone. Ecco, allora, un dialogo sul sonetto in inglese con Shakespeare. Ma Aristotele è morto, Cicerone è morto, Shakespeare è morto. E tu sei Giacomo Leopardi e abiti a Recanati. E se vuoi vedere un po' di gente, se vuoi sentirti meno solo, le chance che ti mette a disposizione il tuo tempo e il tuo luogo a livello di vita sociale sono abbastanza limitate. Tu, se vuoi vedere un po' di gente, devi andare alla fiera di paese. Ecco. Quante poesie ha scritto Leopardi, dove viene citata la fiera di paese, la festa, la sagra. Ma voi avete presente Recanati con me? Ma ci siete mai stati? Guardate che è un buco. Ma io provo a immaginare come doveva essere, che gente ci doveva stare, che discorsi si potevano sentir fare alla fiera di paese di Recanati dell'Ottocento. Non so, adesso io magari faccio questi pensieri perché andando dall'immenso all'infinitamente infimo, proprio al microscopico, magari anch'io da adolescente un po' qualche volta mi sono sentito, mi è sembrato di sentirmi un po' solo, un po' poco compreso. Magari facevo fatica a trovare amici, stavo tutto il tempo a leggere. Anch'io andavo alla festa di paese, a Sala di Cesenatico, io abito in questo paese di campagna, molto, molto bello. Sala di Cesenatico, non so, forse nella mia ingenuità, nella mia stupidità, forse avrei voluto parlare di poesia con qualcuno, fare un confronto sulla morte. E se arrivavo alla fiera, c'è cioè, la fiera, c'è cioè, calci in culo. C'è la lotteria, l'orchestra di liscio, però dialoghi sulla poesia o sulla morte. Non so, allora forse per questo mi viene a pensare a Leopardi, poveretto da solo. E poi, ma quello che posso aver sofferto io, quello che può sembrarmi di aver sofferto a me, comunque, cioè non è niente in confronto a quello che ha patito, la solitudine feroce che ha patito veramente Giacomo Leopardi, che voleva parlare di latino in latino con Cicerone. E invece di parlare di latino in latino con Cicerone, scrive L'infinito. L'infinito che è una poesia che già dal titolo fa ridere o fa piangere o fa tutte e due. L'infinito, a Recanati, l'infinito, fra una sagra di paese e l'altra, l'infinito. L'infinito di Leopardi, io ci pensavo. Adesso voi direte, vabbè, adesso non ti metterai a spiegare, non ti metterai a spiegare l'infinito di Leopardi, lo sappiamo l'infinito di Leopardi, l'abbiamo studiato a scuola, abbiamo bisogno che ce lo spieghi tu. No, ma infatti, non è che ve lo voglio spiegare, è solo che voi sicuramente lo conoscete anche meglio di me l'infinito di Leopardi, è solo perché secondo me le cose, quando si conoscono troppo bene, bisogna comunque. Le cose sono come una lama che ogni tanto va riaffilata, sono come un ingranaggio che ogni tanto va oliato nuovamente. Ripensiamo un attimo, tutti assieme, ripensiamo un attimo l'infinito di Leopardi. Allora, cioè, da capo. Allora, c'è questo qui, Giacomo Leopardi, c'ha 21 anni. Quando scrive l'infinito, Leopardi ha 21 anni. Cosa fa lui per distrarsi, per passare il tempo? Qual è la sua passione, il suo passatempo? Va solo come il cane su questo colle,
ci va spesso, lui dice, è sempre caro, mi fu. Questo Ermocolle, sempre caro, già questa espressione qui, cioè sembra che sia 40 anni che va in sto colle, c'ha 21 anni, sempre caro mi fu questo Ermocolle, si mette seduto dietro una siepe dall'alto del colle, la siepe impedisce provvisoriamente la visione del paesaggio, del panorama, per cui si vede solo il cielo e basta, aria su aria, e basta, è lì per lì, seduto, da solo, come il cane, fa finta che non ci sia paesaggio, che non ci sia terra, che sia tutto così, aria su aria, tutto cielo, tutto l'infinito nulla. Così come avete presente Matrix, il film di fantascienza, ecco, il vuoto di Matrix, ecco. Così si immagina di essere. Ce la sta quasi per fare con la sua immensa capacità di concentrazione, di autosuggestione. Con la sua fantasia poetica, ce la sta quasi per fare, poi sente il vento fra le foglie, fra i rami. E dice: aspetta, 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 ma qui, siamo qui, siamo adesso qui, non siamo nell'infinito, non siamo nell'infinito nulla, ma qui è un tempo, è uno spazio preciso che poi sì, come tutto il tempo andrà a finire, a fluire, a sgorgare. Nel mare, del niente, nell'infinito, nell'eternità, come una goccia si perde nel mare, così si perderà questo tempo, come se ci sono persi i tempi passati, i grandi regni della storia, così scompariremo noi, come sono scomparsi Shakespeare, Cicerone, Aristotele. Immagina tutto il tempo, tutta la storia come un grande fiume che sfocia nell'infinito, nell'eterno. In questo contrasto fra l'eternità immobile che immagina oltre la siepe e il tempo adesso, il luogo, il qui, gli viene come una specie di vertigine. Una poesia immensa fatta con niente. Con niente, perché che materiale aveva? Era lì da solo, dietro una siepe, e basta. Una poesia fatta come materie prime viene usata unicamente una pura intelligenza disperata. E basta. Allora io volevo leggere assieme a voi, rileggere l'Infinito di Leopardi, però dimenticandoselo, cioè non pensando è l'Infinito di Leopardi, capolavoro inarrivabile del sommo poeta. Pensiamo. È questo ragazzino di 21 anni da solo che fa questa cosa che dal punto di vista della letteratura è un capolavoro assoluto, dal punto di vista della vita sociale è un disastro. L'infinito, Leopardi, ma dimenticando che è l'infinito, dimenticando che è Leopardi. Sempre caro, mi fu questo, sempre caro che ha già 20 anni. Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce fo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio. Il naufragarmi è dolce in questo mare.